perché si presume che rimangano le stesse regole. Quando il piano di le proposte e le richieste di piano di studio, l'istituto comprensivo ce le presenta, come avete visto anche il protocollo a luglio. Hanno presentato delle risorse in meno. Questo già era stato tratto discusso con la dirigente, nel senso che loro ci hanno detto che riescono a fare dei risparmi, perché mentre prima alcune gare le gestivano noi su queste cose, adesso le gestiscono loro. Gestendole a livello di istituto comprensivo hanno dei risparmi e quindi ci hanno chiesto in meno quei soldi, invece di destinarli ad altro, li abbiamo lasciati appunto sulla scuola, portando avanti quello che poi c'è stato dichiarato l'anno scorso, quindi metterli in più sul contributo dei libri di testo. La differenza era una cifra preventivata sulla base di quello che era stato fatto lo scorso anno, ma che non abbiamo stabilito, già cioè non ha stabilito l'amministrazione, che la scuola gestisce i progetti, cioè questa cosa non abbiamo interferenza, cioè sono loro che decidono che progetti portano avanti tutti gli anni e poi ci si accorda sulle cifre, su cosa dobbiamo fare, perché da parte nostra non c'è nessuna interferenza. Quindi penso questa cosa per chiedere questo passaggio. Qui a marzo l'approvazione del bilancio si sapeva già che la scuola. No, abbiamo saputo. Sì. A marzo che è stato il bilancio.
credo che sia stato spazio per tutti, prendo accolgo la richiesta eventualmente di organizzare una conferenza di partito un po', qualora non verrà, mi consulterò anche con l'altra istituzione nell'anno prossimo per affrontare il tema in una conferenza dei capigruppo ad hoc, in modo che possiamo chiarire magari prima a questo punto. Passiamo all'esame di approvazione del piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2019-2020. Favorevoli? Contrari? Votiamo anche questo punto per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, approvazione e convenzione per l'istituzione della rete bibliotecaria cremonese. Buonasera. Allora, solo due cose. Comunque, il 10 di ottobre sono stata all'assemblea dei sindaci della rete bibliotecaria su delega del sindaco, che aveva come oggetto sostanzialmente il rinnovo della convenzione della rete bibliotecaria cremonese bresciana di cui il comune di Vaiolo e Masco fa parte. Le variazioni sono veramente minime e sostanzialmente si è più che altro parlato diciamo, della partecipazione di ogni comune alla rete bibliotecaria in modo tale da garantire un servizio che sia sempre più efficiente e sempre più funzionale. Vorrei sottolineare come abbiamo rispettato diciamo, una delle condizioni tali per rimanere all'interno della rete bibliotecaria cremonese bresciana, che è quella di incrementare il proprio canone bibliotecario ogni anno, e a differenza degli anni precedenti in cui è stata sospesa proprio la, diciamo, l'acquisto di nuovi libri che potessero rendere competitivo anche dal punto di vista del prestito interbibliotecario il nostro, la nostra biblioteca e quindi anche comunque di base il nostro comune. Quest'anno abbiamo stanziato 4.000 euro per l'acquisto di nuovi usciti librarie e anche per i due anni successivi, e oltre a questo le variazioni sostanziali che sono state discusse riguardavano più che altro il canone che ogni comune deve versare ogni anno, una volta associata sostanzialmente, per far parte di questa rete bibliotecaria. È aumentata sensibilmente per i comuni che sono al di sotto di 10.000 abitanti. Prima era dell'ordine di 0,75 euro a abitante e ora è passata a 0,80 centesimi a 0,80 euro a abitante, quindi per una somma complessiva, per un aumento complessivo di 184 euro e 85 centesimi all'anno, che è una, diciamo, un adeguamento che la rete bibliotecaria ha deciso di apportare anche per l'efficientamento del servizio che si è visto durante questi anni, ecco, comunque crescere e avere bisogno di maggiori risorse. Dunque, con se c'è, cioè, la rete deve aggiungere nient'altro, io penso di aver detto. Possiamo passare alla votazione. Approvazione e convenzione per l'istituzione della rete bibliotecaria cremonese. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo sempre che questo fatto con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Punto 6, l'ordine del giorno, approvazione della convenzione per la gestione di forma associata dello sportello unico per le attività produttive, denominato sportello unico associato di scontino per il comune di Quantino, Comunità, Vaiolo Cremasco, Tavranda, Cremosano, Dovera, Monte Cremasco, Pierani, Quintano, Spino d'Arta, Vaiolo Cremasco e Maiolo. Poi dottoressa Romani.
in essere scadeva il prossimo anno e si è anticipata la scadenza, si approva di una nuova convenzione perché c'è l'ingresso di alcuni nuovi comuni nella convenzione, e anche perché si sta portando avanti un progetto che riguarda gli stretti del commercio. Oltre a questo, un bando regionale e essere più numerosi come comuni ci fa cedere dei fondi maggiori. Quindi durante l'estate si sono svolti questi incontri, di conseguenza si approva questa, cioè si porta in approvazione questa convenzione dove vede l'ingresso di altri comuni rispetto a quelli precedenti. Non c'è niente di diverso rispetto a quello che l'unica novità riguarda appunto questi comuni che sono entrati. Ma volevo chiedere, dottoressa, volevo chiedere se si sa già fino a novembre del 2019 quanti state in pratiche per il nostro comune fatto lo sportello e quante nel 2018 e quanto a costo si potrebbe avere, quanto è smorsa per cui vai anche per mantenere questo servizio. Questi, no, è possibile saperlo, abbiamo i vari rendiconti sia a livello presuntivo che contributivo, non li ho qua, dovrei andare a prendere su un dato che posso dare, sì, sicuramente sì. Abbiamo una delle pratiche, ogni anno sia quelle che si prevedono, sia quelle che effettivamente possono essere presentate, però abbiamo che ricordo. Questo si può fare. Sono altri interventi o sono anni 2018-19. Se non ci sono altri interventi, credo che possiamo passare alla votazione. Approvazione e convenzione per la gestione di forma associata dello sportello unico per le attività produttive denominato sportello unico associato di Scrutea. Tra i comuni di Pantino, Bagnolo Cremasco, Caparazzo, Tremosano, Tutera, Monte, Monte Cremasco, Tirani, Quintano, Spirata, Tavera, Cremasco e Vaidano. Favorevoli? All'unanimità. Anche qui votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli? Sì. Passiamo al punto 7, all'ordine del giorno. Approvazione della convenzione per l'affidamento in house del servizio di front office del portale telematico per il comune di Pantino e consorzio informatica punto territorio SRL. Allora, per quanto riguarda questa convenzione, è collegata a quella precedente e così da diversi anni, perché il servizio si divide in due parti, ovviamente una parte del front office che viene fatta dal consorzio tramite il portale telematico, con anche l'assistenza alle imprese, ai cittadini o chi vuole fare imprese, insomma, dando anche un'assistenza proprio per elaborare, per fare la pratica in sé, e poi c'è il servizio invece di back office che viene fatto al comune capofila del Pandino, quindi le due convenzioni sono collegate. E per questa convenzione in realtà non abbiamo dei costi perché vengono direttamente ingressate le tariffe da parte di consorzio, quindi non è niente, allo stesso tempo non è un esborso, però abbiamo il portale praticamente, quindi il consorzio su cui si gestisce anche l'assistenza a chi deve presentare una pratica. Interventi? No, si possono, leggendo quello che è l'oggetto di questa esposizione che noi oggi andiamo a trovare, presumo che sia una convenzione comunque vecchia, giusto da data, anche perché invece il capoverso dà fatto che al punto 3 capitale sociale è ritenuto SCRP. Ok? SCRP è risaputo l'avevo l'anno scorso. È una società di integrazione. Formato 3 capitale sociale.
Ah, la convenzione, sì, dicendo. Esatto. Ah, sì, può essere. No, ci tenevo perché giustamente è vero che non importa poco nulla, noi però è giusto provare convenzioni corrette, c'è anche da parte della nostra comunità di amministratori, è giusto avere in mano una convenzione corretta e ampliata. E sempre poi, nella parte successiva, convenzione per affidamento tra il comune di consorzio informatica, rappresentata da presidente di amministrazione con la domanda che faccia la mia sua purtroppo destituita da qualche mese e sempre premesso che il capitale sempre il capitale sociale .it è detenuto da CCRP, quindi ci fa capire che la convenzione che se più propongo poi giustamente valuterà il consiglio, è vero che volta a poco niente, io propongo di partecipare molto in maniera tale da visualizzare poi la convenzione corretta e aggiornata. Caso contrario, io avrei votato a favore, però giustamente ci sono questi tre punti. Ovviamente
facendo presente che verrà inserita questa nota all'interno della delibera e verrà chiesto a chi ha i documenti di fare più attenzione a quello che si propone. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto all'ordine del giorno. Approvazione e convenzione per l'attuazione delle politiche sociali distrettuali a livello locale e subalpino. Il sistema del welfare